E hai? Io ho 25 anni, faccio parte, posso dirlo, non lo so, del Partito Democratico, sono un coordinatore di circolo, sono nel territorio di Pistoia. E sei uno studente o un lavoratore? Sono stato sia lavoratore e ora comunque sono studente, solo studente. Solo studente. All'università di? Ingegneria. A Firenze. Sì, sono sotto il polo universitario di Firenze, ma faccio parte del polo distaccato di Prato. E senti, come vedi il futuro, il tuo futuro nel mondo dell'università e un domani nel lavoro, nel mondo del lavoro? Ma momentaneamente, per quanto riguarda l'università, siccome sono a fare il tirocinio a Santa Marta, sto parlando direttamente con una professoressa che si sta occupando di rifare i corsi e vari, diciamo, ristrutturare il corso scolastico per quanto riguarda ingegneria delle telecomunicazioni, la vedo abbastanza in confusione, perché si sta passando da esami da 5 crediti a 12 crediti. Si sta cancellando degli esami che prima erano tenuti da degli studenti o comunque da persone che erano incaricate come, diciamo, mi viene da dire scimmiotti, però forse non è il termine più adatto, diciamo dei collaboratori. E tuttora è molto casinoso perché ci sarà una ristrutturazione dei programmi e non sanno i professori veramente dove poter sbattere il capo. E senti, al PD cosa chiedi per il tuo futuro, per quanto riguarda il paese dove vivi, anche delle prossime amministrative? O... Ci sarebbero tante domande da fare, da la risposta. Però una soprattutto è che basta con questo slogan largo ai giovani. Intanto partiamo al presupposto, i giovani devono dimostrare di poterselo meritare il posto che vogliono intraprendere. Secondo, non è detto che uno che sia giovane se lo possa permettere, diciamo, di esprimersi così, senza nessun segno di causa. Secondo me ci vuole sempre un aiuto da parte di quelli che sono considerati vecchi, che hanno partecipato in loro maniere al partito. E soprattutto chiederei molto di più di credere nel progetto del PD. Ecco, sul progetto del PD, come vedi il futuro del partito e anche della sua associazione giovanile, Giovani Democratici? Ma o come si chiamerà? Essendo, diciamo, frequentando da auditore il Partito Democratico Giovanile, ma facendo parte del Partito Democratico come coordinatore di circolo, chiedo solamente di essere un pochino più, cioè, coerenti con la propria idea, e se si parla di democrazia veramente stiamo ad ascoltare le opinioni diverse dalla nostra e cerchiamo di cooperare, perché noi abbiamo avuto ora su Pistoia con le provinciali, diciamo, un brutto esempio di primarie, perché io sono partito dal presupposto, intanto, che non mi sono schierato per nessuno dei candidati, almeno come coordinatore. Personalmente ho preso una posizione perché sono andato a votare e quindi un voto l'ho dato. Comunque mi ero impegnato di fare campagna elettorale per chi avrebbe vinto alle primarie, cosa che purtroppo non tutti hanno fatto. Io mi auspico che in questi mesi ci siano delle riflessioni da parte di tutti, e vedo che forse il Partito Democratico è molto più sentito tra i giovani, almeno a Pistoia, di quanti poi sono i grandi, che i grandi alle volte possono essere anche considerati over 30, quindi neanche da dire tanto anziani. Va bene, grazie mille.